Questo invece è il nostro professore, il nostro campione della WWF, dell'intera federazione. Il suo nome è Alex Testa, un Testa che certamente ha vinto con molta fortuna, perché se non fosse intervenuto il diavolo Bernie contro FMO, beh ragazzi, Testa non avrebbe vinto, perché era stato devastato dalla Future Shock DDT. Quest'oggi si rivedrà con FMO, ma il titolo non sarà in palio per sua fortuna e non saranno ammesse interferenze in quest'oggi. Però insomma, la WWF non ce la racconta giusta. Prima nel match senza squalifiche in un pay-per-view titolato e fa intervenire Bernie. Ora qui non può intervenire Bernie e non c'è la squalifica. Insomma, troppi controsensi, troppi favoritismi secondo me verso Testa, verso questo campione. Qui Triple H me la deve raccontare giusta, ce la deve raccontare giusta, perché insomma è tutto contro FMO, eh. Prima un match senza squalifica, interviene Bernie e così. E senza rematch poi, bah, che situazione anche questa. Certamente i favoritismi ci sono stati, a favore è vero, il Money in the Bank si può utilizzare quando si pare, quindi va bene quello. Però poi insomma, insomma troppi, secondo me in questo caso la WWF doveva dare un rematch a Testa, a scusate FMO, perché l'intervento di Bernie non era previsto, è vero, era un match senza squalifiche, però poi però dovevano mettere qualcosa, dovevano dire nessuno può intervenire, invece l'hanno fatto oggi, come per si sono pentiti, hanno detto beh facciamo così. Però quest'oggi il match non è titolato, intanto notiamo come Testa indossi il nuovo costume, molto più bello, molto più elegante sicuramente rispetto a quello che sembrava uno che l'aveva preso per strada con un barbone. Questo mi piace di più. Power Slam, attenzione, già può chiudere il match, clamoroso. 1 2, soltanto contro i due. FMO è uno duro, lo sappiamo, però certamente queste Power Slam sono l'arma segreta di Testa, che molte vittorie gli hanno regalato. Un Testa che ricordiamo che comunque nel passato ha avuto a che fare con Bernie, addirittura è riuscito a batterlo in un Hell in a Cell. E invece adesso tocca a FMO. Chissà se FMO riuscirà a battere Bernie nell'Hell in a Cell, cosa che Testa ha fatto. È vero, grazie a una, diciamo, grazie a manovre illegali ci è riuscito, però l'ha fatto insomma. Lo stesso potrebbe fare FMO e a Night of Champions. Quindi questo è il primo match assegnato, anzi il primo match in realtà è di un Burchieri contro MBD, titolo intercontinentale. Power Slam, intanto Power Slam vuole chiudere, è finita qua. 1 2, e ancora una volta la Power Slam non arriva. Però queste Power Slam, come anche Victor le utilizza, ma Testa mi sembra le sappia fare anche ancora meglio. FMO ha tentato qualche manovra, ma insomma forse è più preoccupato per Bernie, eh. Però ricordiamo che Bernie non può interferire in questo match. Attenzione, va a colpire l'arbitro, incredibile, va a colpire l'arbitro FMO. Attenzione, WWE's network television staple for over 10 years. Testa ancora qui a Ruship, vediamo chi la vince Testa, il campione di WWF, lo mette sul paletto, niente da fare. Bravo FMO, cosa fa qui FMO? Cosa fa? Forse una tornado di DDT? Eh sì, tornado di DDT da parte di FMO, dell'ex campione di WWF, che ha perso il titolo di Extreme Rules. Testa l'ha vinto 4 giorni dopo, dopo aver sconfitto Oddi, poi ha difeso il titolo sia contro Oddi sia contro FMO. Contro FMO ricordiamo a The Bash 4 giorni fa, grazie all'interferenza di Bernie. Però infatti qua FMO mi sembra stia avendo un po' la meglio, invece no, ho parlato. Knee breaker, eh sì, lo va a colpire ancora le gambe. Testa molto bravo come stratega, è uno furbo Testa, lo sappiamo, ma FMO, ricordiamo che FMO in quanto a furbizia ha pochi rivali, forse Testa è l'unico rivale proprio degno, forse anche Victor. Testa e Victor, insomma, questi Testa, Victor e FMO sono i tre più furbi secondo me dell'intera federazione. Prima c'era anche Edward, però poi Edward si è un po' perso con i Ray Others, se non ha fatto un grave errore, ha commesso hip toss da parte di FMO. Buona sfida, non molto veloce, ma certamente le manovre ci sono. Sfida ovviamente molto rissosa, d'altronde sono due atleti che fanno della rissa, dello stile rissoso, il loro cavallo di battaglia. Sempre acceso, niente a fare. Pensavo che Testa ha quel braccio adesso particolare con cui è diventato campione della WWF.
certamente non una sfida bella, diciamo, dal punto di vista artistico della creazione delle manovre. Forse giusto la power slam di testa può avere questo effetto, però insomma, sotto questo profilo non è un bel match, lo sappiamo. D'altronde testa e femmina non è che ci possono regalare il massimo spettacolo, ma certamente sono due atleti che ce la mettono fino in fondo, soprattutto il test di questo periodo, che è vero, fortunato tutto quanto, vince grazie forse a non al suo merito. Però attenzione qui, neckbreaker, il cravattino di FMO. Però la manovra finale ancora non arriva da parte di FMO. Sta aspettando troppo. E testa infatti qua lo blocca in una side headlock, questa chiusura laterale alla testa. And that punch lands hard. Se ne fermiamo, viene colpito qua da destra, che lo prende, vertical suplex, vertical suplex, proprio qui al centro del ring più o meno, e testa sembra essere pronto per chiudere il match. Testa sembra essere quasi pronto per chiudere il match, attenzione, FMO è stordito, bravo bro, ancora FMO, ragazzi che match che sta uscendo fuori, Irish Whip ancora all'angolo, vediamo se è una buona idea, niente da fare, questa FMO alle contromisure attivate, ma anche testa. Riuscì dall'altro paletto, vediamo qui cosa fa testa. Cosa fa testa? Prima FML è riuscita a tornare a DDT, mentre a testa dal paletto non gli riescono molte manovre. FML infatti se lo carica, forse un'altra. E sbaglia qua. Attenzione, testa dal paletto. Attenzione, testa cosa fa? Dopo Alexander. E poi di testa, che potrebbe chiudere adesso. Ecco, è finita. Elbow drop su FMO, che veramente rimane in distesa a terra. Testa lo rialza, attenzione. Braccio teso, tutti a casa, qua è finita. Potrebbe schienarlo. Attenzione, ancora qui. Ancora testa. Però FMO reagisce molto bene. È riuscito, vediamo ancora qui. Testa, Jawbreaker. Jawbreaker di testa, che potrebbe chiudere adesso, perché FMO lo vedo ridotto molto male. Due elbow drop, ragazzi, due gomitate. Sgambetto però di FMO, attenzione. Attenzione che siamo vicino alle corde, potrebbe diventare uno schieramento uno dei due. Uno schieramento anche legale. Che manovra qui da parte di FMO. Che straordinaria manovra. E poi lo strozza, incredibile FMO. Incredibile, ancora qui. Ancora FMO, sembra avere la meglio in questo frangente. Colpo con il sinistro addirittura. Però attenzione qui, testa, vediamo chi è la meglio. Nessuno dei due, attenzione, knee lift a vuoto da parte di FMO. E no, e stavolta c'è. Il knee lift su testa. Grande match, ragazzi. Match che dura 7 minuti, testa, niente a fare, FM lo prende, Airship, vediamo se è una buona idea, lo prendere, neckbreaker di testa, e poi attenzione, frost punch, clamoroso, di testa, FM è stordito adesso, doppia combinazione, match molto equilibrato comunque, infatti FM ha qui idea negli occhi, attenzione, braccio deso, il toss di FMO, attenzione FMO, FMO può chiudere, l'ex campione WWF, ancora niente da fare, testa lo allontana, neckbreaker ancora di testa, straordinaria la manovra, quanto è bravo testa con questi neckbreaker, è veramente un maestro, anche FMO comunque molto bravo, sono due atleti molto simili, FMO ha migliorato forse più dal punto di vista tecnico, lo dispresso, uno dei suoi cavalli di battaglia, mamma mia ragazzi, testa va a colpirlo ancora, niente da fare, FMO la lontana, momento fatale, ancora neckbreaker, clamoroso, però non vanno a chiudere, match che si prolunga, FMO sbaglia totalmente, attenzione, suplex in arrivo, e attenzione, qui potrebbe chiudere FMO, veramente, e qua è finita, vertical suplex con bruttissima caduta a Gutsbuster, 1, 2 e 3, FMO quindi va a battere testa, clamoroso risultato, e d'altronde sarebbe stato così anche a The Bash, un FMO che
Comunque sia, dopo Night of Champions, se resiste alla linea Cell, potrebbe addirittura chiedere un match, una rematch, un ulteriore rematch per il titolo di campione WWF. E con questa immagine di FMO vincente di un testa campione WWF a terra, è veramente tutto. Ci vediamo a Glorious Point. Ciao!